continuano ad arrivare centinaia di messaggi dedicati a gente che in età piuttosto giovane ha cominciato a fare qualcosa. Ha ottenuto risultati molti, importanti. Molti sì, architetti, sì, per esempio, certo, di studi. E anche per loro che magari fanno l'architetto, perché sai che finisce architettura e poi ci dicono che cominciano a lavorare in uno studio di architettura, con quale ruolo magari, chi lo sa, e poi magari verranno vessati. E qualcuno, pensate, a 21 anni è già social media manager, bravo, complimenti. Sai che forse è tardi, ma forse a 21 è tardi. La domanda che ti abbiamo fatto, Previ, chi è che è esordito più giovane in Serie A? Allora, il dato più recente che ho trovato, Francesco Camarda è diventato il più giovane calciatore esordiente in Serie A di tutti i tempi, attaccante rossonero, nato classe 2008. Me lo 2008 è entrato in campo all'83esimo di Milan Fiorentina, accolto tra l'altro da un Boato, giustamente, al posto di Jovic, ha 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, e ha battuto Wisdom Amei del Bologna, che aveva debuttato nel 2022 a 15 anni 9 mesi e un giorno. Ah, quindi il più giovane neanche aveva 16 anni. All'ascolto ci saranno tanti ragazzi che magari vanno a fare gli allenamenti, ecco, non perdete la speranza, non è che tutti devono fare questa carriera. Le strade qui, sono strade, sì, quelle che ti portano al calcio. Previ, tantissimi messaggi di gente che ha cominciato a fare cose in giovane età. Prima di darti la parola, però, ci teniamo a farti sentire questo messaggio audio. Io buongiorno, io a 34 anni ero capo area di Sicilia e Calabria per un'azienda, poi mi sono rotto la minchia e ora a 54 faccio la guida sul letto. È un grosso problema, quello, se ti rompe la minchia, effettivamente è un problema. Previ, a te la parola, grazie. Ivan, capo posto alla propulsione di un sommergibile classe Sauro a 25 anni. Urca! È una cosa, cioè, una cosa importante, siamo entrati in guerra? No, 25, no. Quindi sei professionista, 20, immagino. Sì. Però suppongo che tu abbia fatto quello, se fai l'accademia così, inizi a 16 anni, magari ci sta, ecco, insomma. Luca dice, a 23 anni sono diventato professore universitario, ce ne sono, però non credo, come dire, con cattedra, suppongo, non lo so. Non lo so. Davide dice, il mio capo, AD dell'azienda dove lavoro, ha 31 anni ed è AD da ben 3 anni e io ne ho 41. Diciamo. Però sarà bravo. Non è che la giovane età vuol dire qualche altra cosa. Sono Lorenzo, 27 anni, da quando ne avevo 24 sono responsabile di un comune e mi occupo di ben 8 uffici. Probabilmente 8. Il comune è molto piccolo. Sì, sì. E quindi 8 persone. Una persona ufficio. A 34 anni. 34 anni, ero già sposato, divorziato, convivente. Da Verona andavo a lavorare a Trento, ero responsabile del cantiere Alstom, dove abbiamo fatto i collaudi e la messa in servizio dei 14 treni della ferrovia a scartamento ridotto. Hai capito? Poi a un certo punto sai che è successo, Previ? Che è successo? Si è rotto la minchia e ha fatto altro. E ha fatto la guida. Piegatura. A 34 anni, ragazzi, 34, ho imparato ad allacciare le scarpe, però i miei genitori mi hanno detto, però male. Come le sciogli adesso quei nodi? Da 35 in poi solo mocassini. Fermi lì, torniamo con Danilo da Fiumicino. Li ascolto oggi come sempre.